Saranno 7 le gare che caratterizzeranno il CHAR 2022, questa è la nuova denominazione del campionato italiano assoluto rally, e a fare d'apertura stagionale, secondo consolidata tradizione, sarà il rally del Ciocco e della Valle del Serchio, giunto quest'anno alla 45esima edizione. Beh, di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, dalla geniale idea del lontano 1976 del compianto patron del Ciocco Guelfo Marcucci e del professor Siro Pietro Quaroni dell'ACI Pavia. Quasi mezzo secolo e con un Ciocco che ha segnato la storia del rallismo italiano, dopo la dolorosa rinuncia del 2020, proprio nei giorni in cui esplose la pandemia, che purtroppo ancora ci tiene compagnia. La data è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, si correrà infatti nel primo weekend di marzo, venerdì 4 e sabato 5, che sui contrafforti della Garfagnana esiste anche il rischio neve. Ospite dei nostri studi a rombo di motori poco prima di Natale, il direttore di Organization Sport Event, Valerio Barsella, non si è sbilanciato, né tantomeno ha svelato più di tanto oltre alla data suddetta e ormai calendarizzata. Quello che abbiamo capito però è che il tracciato di gara proporrà parecchie novità e l'idea degli organizzatori è anche quella di rispolverare qualche vecchia prova speciale, classica e magari in questo periodo finita nel dimenticatoio. Indiscrezioni che sicuramente faranno piacere agli appassionati, che sono assai numerosi nella nostra provincia, cresciuti come suol dirsi a pane e rally. Tra l'altro, rimettendo indietro di un anno le lancette del tempo, ricordiamo che la 44esima edizione, corsa l'11 e 12 marzo 2021, se l'è aggiudicata un certo Thierry Neuville, uno dei grandi, dei più grandi del rallismo a livello mondiale. Fu un modo giusto di ripartire e di onorare una grande corsa con un grande pilota.